Mister, dopo la sconfitta con l'Angolano ovviamente c'è grande voglia di riscatto e arriva una squadra che domenica scorsa ha perso, si trova nei bassi fondi della classifica, ma è una squadra che non molla facilmente. Ma quello sicuramente, noi abbiamo tutta la voglia di rifarci dopo la brutta prestazione, a parte il risultato, ma anche la brutta prestazione di Sta Sant'Angelo, al di là della squadra che andiamo a incontrare. Domenica ci teniamo a fare una partita importante da squadra vera, come l'abbiamo fatto del resto nelle partite passate. E i ragazzi stanno andando bene, una settimana a livello mentale alla grande, quindi sono convinto che a livello di prestazione sarà una grande prestazione domenica. Date le squalifiche di Esposito e Mercato, le scelte saranno un po' ridotte. Sì, sicuramente è normale che a centrocampo giocherà Massarotti, è un problema. Per quanto riguarda Nicolas, con l'infortunio di Oses, lì davanti siamo un po' corti, però non è un problema. L'importante è fare una grossa prestazione e portare un risultato positivo a casa. Montesilvano, come possiamo definire? Una squadra comunque giovane, che comunque è una squadra che lotta sempre. Una squadra giovane, una squadra frizzante, una squadra che sta bene fisicamente e che si gioca, come tu, le partite fino alla fine con tutti. È normale se ha quella classifica ha dei limiti, e noi però non dobbiamo pensare alla loro classifica, dobbiamo pensare alla nostra classifica, a quello che dobbiamo fare noi, a fare una prestazione importante, perché vediamo da una prestazione non bella.